Buongiorno ragazze, oggi torno alle mie pulizie perché abbiamo finito di smontare, riportare i mobili, tutto quanto. Oggi mi vuole mettere a pulire tutto perché in questi giorni praticamente non ho pulito niente perché ho dato un po' l'aspirapolvere a pezzi e basta. Ecco, quando sono questi lavori qua giustamente non sto a impazzire, cioè non perché tanto pulisci su. Cioè, pulisci lo sporco, ecco, una perdita di tempo secondo me. E intanto sul solaio c'è tutto un casino che non vi dico. E poi anche la vetrina vecchia l'abbiamo portata su in solaio, ha portato Andrea. Poi si è fatto anche male, ma per fortuna niente di che, ecco. Ecco, niente ragazzi, oggi. E mi metto a pulire tutto, sempre solite cose, giustamente. Mettiamoci a lavorare, va. Ragazzi, ci è rimasto un po' di sangue perché Andrea gli è caduto uno spigolo in testa e si vede, niente, mettiamo a lavare.
sto mettendo tutte le cosine che ho, cioè, praticamente qualche libro, giornale che sono sicura che non li tengo. Alcune cose che le voglio riguardare se tenerli o no, ma secondo me non le tengo, ecco ragazzi. Qua ci metto tutta la roba da parte, dopo vediamo dove portarla.
Ragazzi, avevo cucito questi qua e non mi ricordavo che cosa avevo cucito, perché per i swiffer erano troppo grossi. Mi è venuto in mente dopo, perché con asciugamani vecchi, nel suolo vecchio, ho fatto questi qua. Poi ci ho messo anche lo strap, che così, guardate, che così si pulisce molto meglio. Però mi è venuto in mente dopo, quando ho tirato fuori la vaporetta.
Questo non è la candeggina, ma come la candeggina, ragazze, è uno spruzzino del Lidl che non mi piaceva, l'ho messo lì dentro. Andrà benissimo per pulire, perché sul tessuto non mi piace. Alla fine pulisco con questo, che è anche idrorepellente. Thank you.
Eccomi qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!